Per capire l'importanza degli esopianeti, bisogna pensare che fino all'inizio degli anni 90 nessuno aveva mai visto un pianeta fuori dal sistema solare. Oggi è vero il contrario, cioè che le stelle senza pianeti sono rare e questo rappresenta un grande passo in avanti per capire l'universo e come è fatto il meccanismo che ha generato il nostro sistema solare in una fase di agglomerazione di polvere e detriti dalla nebulosa primordiale. A capire l'universo e la sua formazione, è a questo che servirà Ariel, Atmosphere Remote Sensing Infrared Exoplanet Large Survey, la missione di classe media M4 del programma Cosmic Vision che l'ESA ha approvato il 20 marzo fissandone la partenza per il 2028 dalla base di Kourou nella Guyana francese. Ariel è un telescopio spaziale che in 4 anni cercherà di capire da cosa sono costituiti gli esopianeti, come si sono formati ed evoluti i sistemi planetari, osservando e analizzando le atmosfere di più di 1000 esopianeti che orbitano attorno a diversi tipi di stelle. Per farlo verrà messo in orbita grazie al razzo Ariane 6 al punto di Lagrange 2, un punto di equilibrio gravitazionale a circa 1,5 km dalla Terra, dove il veicolo spaziale sarà al riparo del Sole avendo una visione chiara di tutto il cielo. Si spingerà fino alle cosiddette superterre, pianeti con un diametro di poco superiore al nostro, con temperature comprese tra i 300 e i 2000 gradi, temperature che li rendono inabitabili per l'uomo ma che permettono di osservare e analizzare al meglio le loro atmosfere. È infatti grazie a queste temperature che le atmosfere sono ben mescolate, consentendo agli strumenti a bordo di Ariel di rilevare tutti gli elementi chimici presenti, compresi quelli più pesanti che sarebbero nascosti in atmosfere più fredde e stratificate, come nel caso di Giove e Nettuno. Prima la composizione sarà quella dei gas principali, come se dicessimo che nella nostra atmosfera abbiamo ossigeno e azoto, va bene, è già un primo passo importante, e poi piano piano col miglioramento della tecnologia e magari con altre missioni successive cercare di capire se ci sono tracce sempre più deboli, più piccole, di molecole sempre più interessanti e complesse. La dottoressa Giovanna Tinetti, responsabile scientifica della missione, ci spiega che ci saranno 2 spettrografi e alcuni fotometri per osservare la luce stellare e planetaria nelle lunghezze d'onda del visibile infrarosso, vicino e medio. La maggior parte delle molecole assorbe infatti la luce infrarossa, i dati raccolti verranno analizzati a terra. In pratica, Ariel raccoglierà la luce visibile infrarossa proveniente dai sistemi extrasolari grazie ad uno specchio ellittico di circa 1 metro. La luce verrà scomposta dal sistema ottico e analizzata dai sensori di bordo, in maniera tale da consentire l'identificazione degli elementi chimici presenti nelle atmosfere degli esopianeti osservati durante il loro transito davanti o dietro la stella madre. C'è la famosa equazione di Drake, no? Quella che dice quanti alieni ci sono nello spazio, no? E una delle componenti dell'equazione di Drake è ma quanti pianeti ci stanno, no? Poi dopo c'è un altro problema di quanti sono abitabili. Allora, noi qui abbiamo fatto dei passi avanti incredibili grazie ai satelliti e alle nostre capacità di osservazione. Adesso noi sappiamo che praticamente ogni stella, anche quelle binarie o ternarie, diciamo, sono circondate da pianeti. Questa è la prima risposta che volevamo. La seconda risposta è quanti di questi pianeti stanno abbastanza vicini o non troppo lontani da una stella per poter ricevere un'illuminazione sufficiente, mantenere possibilmente dell'acqua, tutti i parametri. E noi riusciamo a imparare queste cose dall'analisi del transito di un pianeta davanti alla stella, in cui, diciamo, in quei pochi istanti noi riusciamo a capire quasi, diciamo, un sacco di roba su come è la temperatura di quel pianeta, su come potrebbe essere l'atmosfera di quel pianeta. Ariel vede coinvolto un consorzio di oltre 50 istituti di 15 nazioni europee, con la coordinazione dell'italiana Giovanna Tinetti dell'University College di Londra. Il ruolo dell'Italia però non finisce qui, saranno infatti italiani molti degli strumenti a bordo, gli elementi ottici del telescopio, il cuore dell'elettronica dello strumento, il coordinamento della parte scientifica che tratterà e analizzerà i dati e lo specchio ellittico che raccoglierà la luce visibile e infrarossa proveniente dai sistemi extrasolari. Italiani anche i 2 co-principal investigators, Giusy Micela dell'Università Nazionale di Astrofisica di Palermo e Pino Malaguti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, supportati da un team che include numerosi scienziati e strutture INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, a cui si aggiungerà l'Università di Firenze, l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Padova e l'Università La Sapienza di Roma.
Nel corso della recente storia l'uomo ha scoperto migliaia di esopianeti, cioè pianeti extrasolari che non appartengono al sistema solare perché orbitano attorno ad una stella diversa dal Sole, pianeti con un range vastissimo di masse, misure e orbite, ma ancora non esiste un modello apparente che colleghi queste caratteristiche alla natura della stella madre. In particolare c'è da colmare un gap nella nostra conoscenza di come la chimica del pianeta sia legata all'ambiente in cui si è formata o se la stella ospitante guidi l'evoluzione chimica e fisica del pianeta. Giovanna Tinetti ha messo nero su bianco le domande a cui dovrà rispondere la missione Ariel. Di cosa sono fatti gli esopianeti? Qual è la loro natura? Qual è la composizione chimica delle loro atmosfere? Qual è la temperatura del pianeta e dell'atmosfera? E se ci sono nuvole e quale tempo faccia? Come si sono formati i pianeti nella nostra galassia e qual è la loro storia? La speranza è che attraverso le analisi dei dati raccolti da Ariel, insieme a tutte le altre missioni di Cosmic Vision, possano contribuire a rispondere a questi interrogativi. Intanto, da qui al lancio fissato per il 2028, continua Tinetti, dovremmo consolidare il design tecnico, assicurarci che le soluzioni tecniche previste finora siano ottimali e rientrino nei costi previsti. Le fasi successive saranno dedicate alla costruzione della piattaforma, degli strumenti, delle varie componenti, all'integrazione e poi ai test prima del lancio.